Sigla. Hello, benvenuti in una nuova rubrica sull'architettura, ovviamente. Ma questa volta, dato che a me piace fare mischioni e soprattutto mi piace molto incasinare le cose, non parleremo solo di architettura. Questa è Fantarchitettura, ovvero una rubrica che parla di architettura, ma nel cinema, quello di fantascienza. E non solo, in realtà. Anche se non si direbbe, io sono molto nerd inside. Diciamo che ho delle collezioni che Sheldon Cooper levati proprio. Sono nerd soprattutto sotto due punti di vista. Quello letterario, il cane, e quello cinematografico delle serie TV. Adoro le sagre letterarie, fantasy, e sono un'appassionata di fumetto, soprattutto quello italiano in realtà. Non disegno nemmeno i Marvel, ma non sono esperta. Ma ciò che amo alla follia sono i libri, i romanzi, i film e le serie TV che parlano di fantascienza. Amici, che ve lo dico a fare? Datemi due Jedi, quattro alieni e tre cospirazioni con misteri riguardanti la vita extraterrestre e sono perdutamente vostra. Se poi ci sono navicelle spaziali, accordi di politica intergalattica e spade laser. Ah, e le tutine spaziali alle Aladdin Sane. Le tutine spaziali sono fondamentali. Ma cosa c'entra tutto questo con l'architettura? Beh, c'entra, ve lo dico io che c'entra. Secondo voi cosa fa di un film di fantascienza un capolavoro? Beh, sicuramente la storia, la trama, ovviamente la regia, il cast è naturalmente fondamentale, i costumi, certo, gli effetti speciali, ma per rendere il tutto credibile, perché già credibile non è, ci vuole un'ambientazione, una scenografia degna, che non sia quella di cartone e polistirolo della stagione di Doctor Who con Eccleston, per intenderci. L'ambientazione è a dir poco fondamentale. In film come Interstellar o Gravity è la grandiosità dello spazio infinito a farla da padrone, certo, e li rende il film mozzafiato. Ok, lì non c'è stato bisogno di alcuna architettura, ma i titoloni sci-fi in cui l'architettura è fondamentale sono molteplici e soprattutto sono tutti capolavori della cinematografia. Ma sicuramente è difficile la difficoltà di creare dei mondi che non esistono e di ricreare delle tradizioni architettoniche che non sono mai esistite in realtà è sicuramente quello che spinge la produzione di un film a cercare di rovistare in riferimenti che esistono già, rubando qualche ideuzza qui e lì. Ma spesso sappiate che può succedere anche il contrario. Infatti la sfida più divertente è senza ombra di dubbio dover creare dei mondi dal nulla, delle idee urbane da zero e soprattutto che siano frutto di utopie e distopie proiettate nel futuro. Quale opportunità migliore per generare delle immagini rappresentanti le ipotesi più improbabili, i mondi più impossibili, per giocare a fare Dio? Ok, forse sto esagerando. La cosa che si può affermare senza esagerazioni di sorta però è che la presenza del progettista in ambito cinematografico fantascientifico è talmente importante da creare dei veri e propri modelli da cui a volte gli architetti contemporanei prendono spunto per progettare la realtà, generando una sorta di paradosso in cui la fiction prende spunto dalla realtà e la realtà prende spunto dalla fiction. Ma dunque, iniziamo subito questo viaggione. Il film, il primo film di questa rubrica che andremo ad analizzare oggi è ovviamente Metropolis. Metropolis è un capolavoro espressionista tedesco del 1927, regia di Fritz Lang, con una splendida Brigitte Helm nei panni del primo robot della storia del cinema. Se non avete visto questa pellicola, vi consiglio di recuperare il prima possibile, perché è un film impressionantemente progressista per l'epoca in cui nasce. E se non vi va di vederlo perché è un film muto che dura più o meno 2 ore, vi informo che ne esiste una versione tagliuzzata, ricolorata a campiture piene e soprattutto rimusicata nel 1984 da niente poco di meno che il maestro Giorgio Moroder in persona. Grande colonna sonora. Ad oggi Metropolis è una delle pellicole più iconiche del mondo della fantascienza, ma all'epoca dovete sapere che il film non riscosse lo stesso successo. Il film costò circa 5 milioni di marchi, ma ne fruttò solamente 75.000. Fu praticamente un flop incredibile, che costrinse la produzione a rivederlo, effettuarne un sacco di tagli per poterlo rendere più godibile è esportabile oltreoceano. Ma facciamo un breve recap della trama di questo film. Siamo nel 2026 in una metropoli non meglio identificata
di un continente non meglio identificato. A capo del mondo che vedremo c'è Joe Frederson, imprenditore, dittatore. Frederson ha un figlio, Freder, che ama solazzarsi nel giardino del grattacielo più alto del mondo, ovvero quello in cui vive la sua famiglia, attorniato da decine di ragazze. Un giorno però, Maria, ragazza proletaria che vive nei sobborghi della città, irrompe in questo giardino per raccontare le miserabili condizioni in cui vivono gli operai, costretti a lavorare senza sosta nella città del sottosuolo per sventare l'esplosione della macchina M, un enorme macchinario che, se non dovutamente alimentato e controllato, potrebbe esplodere, causando la fine di tutta la città. Frederson a questo punto si preoccupa esclusivamente della fine che potrebbe fare la sua famiglia e tutto il suo potere, mentre suo figlio, mosso a compassione, decide di recarsi nei sotterranei e vedere con i propri occhi quello che sta accadendo. Una volta lì, naturalmente, oltre a rendersi conto che la vita dei suoi sudditi fa realmente schifo, il giovane conosce un po' meglio Maria, la quale è in realtà una sorta di predicatrice che racconta come la città stia crescendo in verticale per far sempre più posto ai ricchi, citando la biblica storia della Torre di Babele, costruita dagli schiavi per i propri signori, e di come tutta questa situazione un giorno cambierà, perché lei è convinta che arriverà un salvatore, un uomo che riporterà equilibrio nella società. Naturalmente Freder e Maria si innamorano istantaneamente. Nel frattempo il dittatore, entrato in possesso di una strana mappa che era appartenuta in realtà a Groth, che era il capo operaio, decide di recarsi a casa del professor Rotwang, inventore scienziato, nonché suo ex rivale in amore, infatti anche lui è innamorato della defunta madre di Freder, per chiedergli appunto di che tipo di mappa si tratti. Rotwang risponde che la mappa rappresenta le catacombe della città. Così i due insieme decidono di recarsi il prima possibile nelle catacombe e proprio lì, di nascosto, assistono a uno dei discorsi incitativi di Maria. Frederson a questo punto teme fermamente che ci possa essere una rivolta operaia, guidata appunto da Maria. Quindi, insieme al professor Rotwang, decidono di rapirla e sostituirla con uno dei robot a cui il professor Rotwang stava già lavorando in precedenza, dandogli le stesse sembianze della ragazza e soprattutto il compito di guidare gli operai in maniera decisamente meno sovversiva. Così, mentre la vera Maria è ancora ostaggio a casa di Rotwang, Hell, il suo alter ego robotico, viene mandato nei sotterranei a svolgere il compito per cui è stato progettato. Ovviamente Freder, che è ancora lì, proprio perché è innamorato di Maria, si rende conto che quella non è la vera Maria e agisce di conseguenza. Il finale non ve lo voglio spoilerare perché mi piace pensare che dopo questo video vi mettiate a vedere Metropolis immediatamente. Ma torniamo a noi, vi starete sicuramente chiedendo come mai Metropolis piaccia così tanto agli architetti. Beh, ve lo spiego subito. Metropolis è la dimostrazione pratica di come si possa creare un modello credibile e tangibile di un'evoluzione urbana utopistica che fino ad allora poteva essere solo fantasia. Lang, per questo film, si avvale di ben 3 scenografi, 8 punte. Che cazzo di nome è 8 punte? 8 punte. Eric Kettelut e Karl Folprecht. La faccia cattiva mentre si pronunciano i nomi tedeschi è un riflesso incondizionato. Si avvale di questi 3 scenografi proprio per riuscire a dare un'immagine il più variegato possibile e il più credibile possibile di una città. E in più per mischiare 3 conoscenze di tradizioni architettoniche, così da avere un'immagine che non fosse prettamente tedesca. Infatti, questo insediamento urbano non avrebbe dovuto avere né luogo né tempo, ed è quello che poi alla fine è risultato, ovvero una sorta di concezione urbana universale in cui vediamo l'evoluzione di una metropoli qualsiasi, applicabile sia alle città europee che a quelle americane o quelle di qualsiasi altro continente. E sicuramente, analizzando per bene tutte le scene del film, vi renderete conto di quanto quello che ho detto nell'introduzione del video si ritrovi perfettamente nel film Metropolis. I riferimenti, in effetti, sono tutti più che reali. Troviamo dei rimandi alle cattedrali gotiche, ma anche di strade newyorkesi, costellate di incroci caotici, grattacieli. Per non parlare di alcuni rimandi alle avanguardie europee, come il Bauhaus o Mies van der Rohe. Il titolo stesso, Metropolis, prende spunto da un collage ad opera di Paul Citron, allievo del Bauhaus, appunto, e di Raoul
Haussmann. Questo è un collage dedicato alla visione di una città futura che si chiama appunto Metropolis, una città che sale in costante crescita verticale, e questa città futura ideale non è altro che una continua sovrapposizione infinita di edifici, strade, gallerie, viadotti, infrastrutture, torri e altro. E infatti quello che più colpisce nella visione urbana di Metropolis è questo concetto di edificio-città. Troviamo infatti questo modello nei bozzetti preliminari di Catalut, in cui vediamo raggruppati in un solo grande edificio tutti quelli che saranno poi gli scenari del film, come per esempio lo stadio in cui si esercitano i ginnasti o il giardino del piacere con la sua grande cupola. Ma questo bozzetto sfocerà alla fine in quello che è diventato ormai il simbolo di questo film, ovvero la magnifica torre coronata, che non è altro che un riferimento alla torre di Babele della Bibbia, come appunto ho già detto nella sinossi, ma che è anche un chiarissimo riferimento ai grattacieli americani dell'epoca espressionista. America che ritroviamo anche nell'intricato reticolato sospeso delle infrastrutture, dei viadotti e dei mezzi di trasporto. E sarà proprio a questa concezione che nel 1930 William Van Allen si ispirerà per progettare uno dei più celebri edifici newyorkesi, ovvero il Chrysler Building, capolavoro dell'Art Deco. Lo stesso Fritz Lang affermerà di aver pensato a Metropolis dopo un viaggio in America, anche se poi alcune fonti dichiarano in realtà che il film fosse già stato scritto e programmato nei dettagli prima di questo viaggio, nonostante alcune parti della scenografia siano totalmente ascrivibili allo scenario urbano newyorkese del tempo. Doveroso inoltre citare i riferimenti all'espressionismo tedesco nello stadio a pianta centrale, per esempio, oppure il razionalismo del Bauhaus quando ci spostiamo nella Coke Town sotterranea. Ma l'aspetto più interessante della scenografia di Metropolis è sicuramente questa idea di stratificazione storica della città, che parte dal basso, ovvero dal passato, fino ad arrivare alle vette più alte che mirano totalmente al futuro. Una sorta di soffocante sovrapposizione di mondi ad epoche differenti. E questo non vi ricorda niente? Esatto, è lo stesso concetto di urbanizzazione ripreso nel modernissimo Futurama per la concezione della nuova New York, ma che prima ancora in realtà troviamo in molteplici opere letterarie e cinematografiche. Non possiamo per esempio non far caso alle incredibili similitudini che si notano tra le atmosfere di Metropolis e quelle di Blade Runner, spettacolare pellicola del 1982 con la regia di Ridley Scott. È un bellissimo Harrison Ford come protagonista. Ovviamente a Blade Runner dedicherò un intero episodio di questa nuova rubrica Fantarchitettura, ma per adesso limitiamoci a parlarne per grandi linee. La città di Los Angeles di Blade Runner è completamente ridisegnata su modello Metropolis, stratificato, contorto, sporco, cupo, e ovviamente la torre della centrale di polizia altro non è che la nostra torre coronata di Babele. Stesse atmosfere che ritroviamo in Brazil del 1985 di Terry Gilliam dei Monty Python. La metropoli rappresentata in Brazil è fatta da strade canyon, collegate tra loro con delle passerelle sopraelevate, percorse dalle navette della metropolitana e rivestite in preziosi bugnati in pietra. Ritroviamo anche qui colonne e timpani, ma soprattutto ritroviamo la stessa identica stratificazione di Metropolis, stratificazione che possiamo definire sociale, i quartieri abitati dalla cosiddetta popolazione eletta, alternati con i fatiscenti quartieri popolari in cui scorazzano delinquenti di ogni tipo, tra macerie e rottami vari. Ma spostiamoci ancora, siamo a Gotham City, 1989, regia di Tim Burton. Nelle sale esce Batman. Ritroviamo ancora una volta un sistema urbano affatto nuovo nel mondo del cinema. Si tratta ancora una volta di una Metropolis rivisitata. Gotham, che non è altro che una versione fantasiosa di New York, è una stratificazione urbana già vista ormai, in cui il caos degli incroci cittadini va via via dissolvendosi man mano che si sale verso le altissime vette lussuose dei grattacieli. Le strade sopraelevate tagliano l'atmosfera cupa, dark del tessuto urbano, tessuto in cui vediamo comparire di nuovo e nemmeno troppo timidamente riferimenti al mondo gotico e all'Art Deco. La cosa curiosa è che sia Fritz Lang che Tim Burton non si avvalgono della tecnologia per moltiplicare e arricchire lo scenario urbano. Tim Burton per una scelta stilistica, Fritz Lang
per ovvi motivi di anacronismo. Se in Gotham City di Tim Burton troviamo fondali completamente dipinti a mano, Fritz Lang si avvale di una tecnica particolare, ovvero l'effetto Schuftan, che utilizzando un sistema di specchi inclinati permette di sommare nell'inquadratura modellini proiettati su grandi fondali scenografici con attori di dimensioni reali. Sono anche state effettuate delle riprese realizzando esposizioni multiple sullo stesso fotogramma. Quindi, in sostanza, con degli specchi posti a varie inclinazioni e 500-600 modellini architettonici, Fritz Lang ha creato quello che ancora oggi è il modello distopico di città più copiato nella cinematografia fantascientifica. Una piccola parentesi off topic, ma neanche troppo, è un accenno a quello che è il romanzo distopico migliore che sia mai stato scritto, ovvero Il Condominio di James Graham Ballard, datato 1975. Questo è un libro cattivissimo che io però vi consiglio assolutamente di leggere perché è uno dei capolavori indiscussi della letteratura postmoderna americana. Parla di una disastrosa distopia in un futuro non meglio identificato, in cui la città si sviluppa in enormi condomini che, oltre ad essere luogo abitativo, sono anche la materializzazione della scala sociale, dagli slums dei piani bassi fino all'alta borghesia che vive negli attici, in un susseguirsi di piani attrezzatissimi che fungono da mini città completa di ogni servizio. Ci sono negozi, coltivazioni, scuole. Come vedete, anche questo è un esempio di come il modello Metropolis abbia continuato ad influire nel mondo cineletterario. Ma tutti questi esempi sono rami di uno stesso albero che affonda le proprie radici in quella che è la madre di tutte queste idee di città, ovvero l'opera di Antonio Sant'Elia. Per questo architetto, che definire visionario è davvero troppo poco, andrebbe aperto un capitolo a parte. E sicuramente in seguito gli dedicherò un episodio monografico di Supposte di architettura. Ma parlando di Metropolis non si può non citarlo, dato che il suo manifesto futurista dell'architettura, ovvero i disegni della città nuova del 1914, è alla base dell'ambientazione di Metropolis, come lo stesso Lang ha più volte dichiarato. In questi magnifici disegni, che per fortuna ho avuto occasione di vedere dal vivo in più allestimenti, appaiono per la prima volta in assoluto nella storia grattacieli, torri, viadotti, strade su diversi livelli, le piste aeree sui tetti, gli ascensori a vista e futuristici veicoli che sembrano sfidare la gravità perché sfrecciano sulle facciate dei palazzi. E sono proprio i collegamenti a farla da padrone, diventando elemento architettonico fondamentale in questa città futurista, sovrapponendosi al tessuto urbano che non può far altro che affusolarsi tra i buchi di questa fittissima rete, arroccandosi in costruzioni altissime, ma allo stesso tempo lisce e quasi monumentali. Non dimentichiamoci la data in cui ha operato Sant'Elia, parliamo dell'inizio del secolo scorso, prima della prima guerra mondiale, e ovviamente è inutile dirlo che all'epoca fu preso come un pazzo visionario. Non a caso le sue opere giacciono su carta e nessuna di esse è stata mai realizzata. Fino ad oggi, momento storico in cui basta guardarsi intorno in una qualsiasi città del mondo per scorgere queste altissime vette architettoniche e gli ascensori a vista, tra l'altro. Ovviamente nulla di tutto ciò è stato progettato da Sant'Elia, ma da tutti i progettisti che di Sant'Elia conservano l'eredità culturale, screditando chi all'epoca aveva visto nei disegni di Sant'Elia delle astruse fantasie irrealizzabili. Non so voi, ma io da questa storia ho imparato a spararle sempre belle grosse le mie cazzate, soprattutto se a me sembrano sensate. Chissà, magari un giorno qualcuno le prenderà sul serio. Ma fino ad allora io continuerò a fare quello che mi piace, come per esempio girare video per questo canale. E spero proprio che questo video sia piaciuto anche a voi. E se così fosse, lasciatemi un pollicino in su e soprattutto continuate a sostenere il mio canale iscrivendovi e attivando la campanella. Se poi volete aiutarmi a scegliere gli argomenti di cui parleremo nelle prossime puntate, non dovete far altro che seguirmi su Instagram e seguire le mie stories. È proprio lì che ci metto i sondaggi. Detto questo, io vi do appuntamento al prossimo film. Ciao!